la provincia di Arezzo sempre ai vertici del ciclismo nazionale. Oggi siamo a Brolio, nel cuore della Val di Chiana, meglio di così non si poteva avere. Con me Licio Giovacchini, che è il presidente del Fans Club Bennati. Oggi la corsa festeggia il ventennale. Alla partenza una miriade di squadre sono arrivate da tutta l'Italia. Perché? Perché gli organizzatori hanno sempre lavorato bene qui. E vogliamo ricordare Moreno Bennati, che è il papà di Daniele, che con Licio Giovacchini hanno fatto delle cose straordinarie a livello festeggiamenti e a livello competizioni. Quindi poi, quando saremo in cronaca, rammenteremo anche le squadre. Voglio salutare un amico, Rinaldo Marri, alla destra di Licio Giovacchini, che oggi insieme al fratello hanno fatto una cosa straordinaria per noi. Ho voluto qui Rinaldo perché, allora, Marcello sta pilotando un ragazzo che a fare uno stage con noi si è messo subito a disposizione. E poi Rinaldo ha voluto concludere con un pranzo di alto livello festeggiando appunto anche meno, questo anche meno. Battesimo. Lucio, ho parlato della famiglia Varro, ho parlato di voi, insomma oggi a Brolio una festa grossa. E poi va detto che in gara c'è il nipote di Daniele, doveva essere con noi Daniele, però è al Giro d'Italia oggi a fare l'opinionista, Matteo, che ha vinto la scorsa domenica a Foligno. Allora, meglio di così non si poteva cominciare, Licio. Sì, la vittoria di Matteo di domenica è stato un antipasto eccezionale, perché oltretutto ha vinto, ma bisogna vedere come ha vinto, perché è partito su una salita impegnativa a 15 km dall'arrivo, è riuscito a mantenere un vantaggio fino all'arrivo e ha vinto a mani alzate. Quindi noi, che diciamo il nome Bennati ci ricorda qualcosa, siamo ben felici oggi di aver organizzato questa corsa con lui partecipando. Allora Licio, va detto così, visto che da alcuni anni siamo in difficoltà, no? Oggi con la famiglia Bennati siamo a una ripartenza. Ora, stiamo calmi, perché Daniele... È una ripartenza! Sì, è una ripartenza, però ho detto stiamo calmi, perché insomma Matteo è un bravissimo ragazzo, si impegna, è serio, quindi qualche soddisfazione se la potrà sicuramente cavare. Però insomma Daniele è arrivato a dei livelli che diciamo bisogna stare molto tranquilli. Allora facciamogli un in bocca al lupo a Matteo, Certo, certo, forza Matteo. Allora 20 squadre, corridori di alto livello, categoria juniores. Licio, oggi davvero avete fatto le cose in grande. Sì, effettivamente siamo rimasti quasi stupiti di questa grande partecipazione, però voglio fare un grosso ringraziamento all'organizzatore principe, diciamo, che ha organizzato la gara, cioè a Mantini, Enzo, che noi siamo rimasti meravigliati della sua professionalità. È la prima volta che collaboriamo con lui, ma siamo veramente rimasti molto soddisfatti e già stiamo mettendo in cantiere per il prossimo anno un qualcosa di speciale, che diciamo ancora è presto per poterlo annunciare, ma ci sarà probabilmente un salto di categoria. Allora Licio, io non ho mai voluto parlare di Amantini perché è un direttore di corsa, quindi non mi posso permettere di elogiare quello e quell'altro, però avevo detto nell'ambiente che avevamo un grande professionista davanti, ora l'hai confermato tu. Certo, certo, ho detto, noi eravamo abituati a fare tutto da noi, a livello, da qua perché... a livello non professionale, ma con Enzo qui abbiamo salito di livello, siamo saliti di livello e quindi siamo ben felici di partecipare con lui all'organizzazione di questa gara e anche di future gare. Allora Licio, ti ringrazio, due parole a Enzo. Io ho detto, noi parlando di ciclismo, tu sei un arbitro, no? Nel ciclismo sei un arbitro. Io tanti anni che avevo detto in giro che c'era un direttore di corsa, un grande professionista, però non dicendo al microfono. Ora Licio Giovacchini ha fatto delle parole, delle presentazioni, di elogi verso di te, a questo punto devo solo confermare quello che ha detto. Siamo di fronte a un professionista
straordinario, e con Enzo Martini faremo altre belle cose. Io lo ringrazio al Presidente, però io devo ringraziare a loro, a tutta l'organizzazione, a Broglio, al Circolo, alla famiglia Bennati, veramente al Sindaco Mario Agnelli, a tutto il Comune di Castiglione, perché veramente mi hanno fatto mettere in condizione di fare le cose come voglio io. E ringrazio a loro, poi noi ce la mettiamo tutta come sempre, la nostra organizzazione, il team è forte braccio, perciò grazie a loro che siamo qua e speriamo che anche oggi sia una bellissima gara qui a Broglio, grazie. Allora grazie a te Enzo, ancora 30 secondi perché devo fare un festeggiamento, puoi stare qui con noi Enzo. La famiglia Marri, come vi ho detto, ha voluto fare un regalo alla nostra emittente. Abbiamo Rinaldo qui, cioè abbiamo un ragazzo che inizia lo stage e praticamente Marcello si è messo a disposizione con la moto. Poi, non contenta, la famiglia Marri ha voluto festeggiare questo ragazzo portandoci ad un pranzo in Val di Chiana, non vi voglio raccontare come, e quindi Rinaldo, grazie di tutto. Prego, ringrazio voi della partecipazione. È un piacere stare insieme a tanta gente così importante e competitiva in merito al ciclismo stesso. Grazie Rinaldo, quindi noi ci spostiamo, seguiamola tutta insieme. Grazie. Ed eccoci alla partenza, vediamo il direttore di corsa Enzo Amantini che sta parlando con il sindaco Mario Agnelli, starter della corsa. Mario Agnelli molto vicino alle gare che si fanno nel comune di Castiglion Fiorentino. Ed ecco che partono in questo momento i 139 concorrenti a rappresentare le 20 formazioni, come vi ho detto alla presentazione delle squadre, quindi un lavoro davvero straordinario da parte degli organizzatori Moreno Bennati, Licio Giovacchini, presidente della Fans Club, Daniele Bennati, e poi del Circolo Arci di Broglio, presieduto da Roberto Bassi, che ha fatto un grandissimo lavoro insieme ai propri collaboratori. Una corsa che è cresciuta nel tempo, una corsa che oggi sta offrendo fino dalla partenza un grande spettacolo. 98 chilometri da percorrere, tutti in Val di Chiana, quindi davvero una cosa fantastica anche per noi che seguiamo la cosa. Non è da tutti i giorni visitare come visitiamo noi la Val di Chiana. Allora, 6 giri di 10 chilometri, poi usciremo per andare a affrontare il tratto della Strada Bianca. Un tratto di 800 metri, in leggera salita anche, salita che sicuramente si farà sentire perché si affronta nella parte finale, però non è impossibile per questi ragazzi che sono già dei fuori classe. Come abbiamo detto in tante occasioni, la categoria juniores è un punto di riferimento per tutti, per i direttori sportivi, per le società, per gli organizzatori e per la Federazione Ciclistica Italiana, perché da qui si inizia a fare il grande ciclismo. Infatti fino alla categoria juniores si cominciano a fare i campionati del mondo, e poi tanti procuratori sono già al lavoro per far firmare i contratti ai ragazzi più importanti da inserire in grandi formazioni Continental e Under 23. Come detto, non c'è Daniele Bennati oggi perché è impegnato al Giro d'Italia, praticamente ad una tappa importante, quella della Blockhaus. E allora Daniele ha mandato un saluto a tutti prima della corsa e noi come sempre lo abbracciamo. Avevamo realizzato un'intervista con Matteo Bennati, purtroppo il microfono curato dagli speaker della manifestazione ha fatto azione di disturbo sull'intervista a Matteo Bennati.
avevamo detto appunto, intanto siamo in conclusione del primo giro, come avete visto il gruppo è andato via compatto, gruppo che ha viaggiato a una buona andatura, adesso prova un corridore a prendere vantaggio, però i metri sono veramente pochi e troviamo in azione Davide Frailloni della logistica ambientale di Latina, che spinge il lungo rapporto sulla salitella che porta in conclusione di tornata. È una salita di 600-700 metri, abbastanza impegnativa, che però questi ragazzi superano agevolmente, ed ora ha aumentato il vantaggio 100 metri sul grosso. Vi parlavo dell'intervista realizzata a Matteo Bennati, avevamo chiesto un favore agli speaker, ma purtroppo sono entrati in azione, è chiaro, perché dovevano parlare dello svolgimento della gara anche loro, però sono entrati sulle nostre frequenze e quindi l'intervista di Matteo era letteralmente sovrastata e allora non l'abbiamo potuta mettere in onda. Intanto il gruppo è già nel corso della seconda tornata, il gruppo, ripeto, che va via velocemente, è stato ripreso il corridore che aveva attaccato Frailloni, Davide Frailloni della logistica ambientale di Latina, e quindi si è tornati tutti uniti quando siamo al 15° chilometro di gara. Abbiamo superato il secondo giro, l'andatura è sempre forte, vediamo che ci sono degli scatti e controscatti, ma nessuno riesce a prendere più di 100 metri e in questo momento vediamo impegnato Ciro Stanco dell'Unione Ciclistica Foligno, compagno di squadra di Matteo Bennati, seguito dal corridore della Work Service Andrea Cepa, Work Service, che è venuta con dei ragazzi importanti. Fra i corridori della squadra in corsa troviamo Andrea Raccagni, Federico Savino, corridori che hanno già vinto in questa stagione. Savino ha vinto a Pieve al Toppo con un grande assolo, ha solo portato sullo sterrato. Poi troviamo Cavallaro, Nicolini, Andrea Cepa, che era in testa al gruppo. Come vedete si susseguono i corridori davanti al gruppo. Con il 46 del team Ballerini abbiamo visto Michael Leonard, ma niente di fatto, è una fase di studio e in questo momento ripartono gli scatti in testa al gruppo ed è Nils Guzman Gutierrez che cerca di selezionare questo. Ecco che in prima posizione passa il pratese Alessandro Nannini, Sianese Beltrami TSA, che è cresciuto molto fisicamente e stilisticamente. Adesso è il turno di Gabriel Goracci del Velo Club Empoli. Si susseguono gli atleti nelle prime piazze del plotone, forzano i tempi per l'andatura anche per arrivare più decimati, se è possibile, al punto dove c'è lo sterrato nelle ultime due tornate, ma per il momento rimangono uniti. E ancora Alessandro Nannini, molto attivo in questa azione, però è controllato attentamente il corridore pratese e non si riesce a fare più di tanto, nonostante si spinga il massimo rapporto ai 55 orari. Il gruppo è unito, allungato, ma appunto sempre compatto, e questa è la situazione quando abbiamo superato la terza tornata del circuito dove si toccano
il bivio dello zuccherificio Castroncello, rotatoria della strada provinciale 27, per tornare a Brolio. Poi usciremo nelle ultime due tornate, come detto, per andare ad affrontare il tratto più difficile della competizione. Niente di fatto, cercano di attaccare i corridori, adesso è la Work Service che forza i tempi, come vedete, squadra che è arrivata, come vi dicevo, molto determinata alla via per conquistare, se è possibile, la gara organizzata dal Fans Club Bennati. Una competizione molto sentita, perché appunto dentro all'organizzazione di papà Moreno c'è anche il figlio Daniele, commissario tecnico della nazionale. Niente di fatto, intanto vediamo inquadrato il corridore della CPS Saverio Russo con gli uomini sempre della Work Service, che a questo punto hanno visto il gruppo allungato, cercano di scremare questo, ma ripeto, nulla sta succedendo. Eccolo qua il plotone e si va via ancora uniti. Siamo sulla salita che porta al traguardo in conclusione della quarta tornata. Attacca un portacolori del Velo Club Empoli. Il gruppo è a 100 metri. Prende tutta la sede stradale. Anche nel tratto di salita ci si controlla. Gli uomini della Work Service a fare l'andatura cercano la scrematura. Li abbiamo visti molto attivi in questa tornata, ma per il momento dobbiamo dire ancora tanti corridori sono in corsa e la 20ª edizione del trofeo Fansa Daniele Bennati è spettacolare sotto tutti i punti di vista. Sfilano le ammiraglie. Dovremmo avere il passaggio adesso in conclusione di giro. Ecco la moto. Abbiamo visto anche Mauro Papi in precedenza pilotare la competizione al meglio. Sono impegnate le staffette di Arezzo che stanno facendo un grande lavoro. È stato ripreso il fuggitivo. Sono tornati in testa al plotone gli uomini della formazione veneta. Evidentemente puntano con determinazione al successo. Non succede nulla ed abbiamo superato con il gruppo compatto il 44esimo chilometro di corsa. Dal 44esimo chilometro al 75esimo stiamo percorrendo la strada provinciale 27 per andare ad affrontare il tratto di sterrato, come vi ho detto all'inizio di gara, tratto di sterrato che misura 800 metri. E dal comando c'è un solo corridore. La gara si è ravvivata intorno al 70esimo chilometro, quando sono partiti 4 corridori. Poi gli altri non ci stavano al tentativo, mentre al tentativo c'è stato Salvatore Umberto Morea del team Franco Ballerini, che è partito a pieni pedali, spingendo un lungo rapporto, facendo anche una volata per andarsene dal quartetto che aveva iniziato il tentativo, e adesso ha 35 secondi di vantaggio. Come vedete, è molto potente sulle gambe questo ragazzo. Adesso è protetto da tutta la formazione del team Franco Ballerini, è chiaro, dai compagni di squadra che cercano di mandare Morea con questo vantaggio all'inizio dello sterrato. Sterrato che, come vi ho detto, è in leggera salita, uno sterrato buono che però si farà sentire sotto le gambe, vista anche l'andatura fatta fino a questo momento della gara. Ed eccoci con il fuggitivo nello sterrato. Le immagini sono un po' ballerine, però è chiaro, fra la moto
e lo sterrato, i sobbalzi sono al massimo, ma adesso il nostro operatore è riuscito a stabilizzare la camera ed abbiamo in primo piano con un ottimo passo il fuggitivo. È molto concentrato, vedete, non è neanche tanto affaticato, lo vediamo dalla respirazione. Ed ecco il campo largo con la telecamera fissa situata proprio in conclusione dello sterrato. Riusciamo a prendere 500 metri in lontananza e Radio Informazioni ci comunica che il fuggitivo ha aumentato il vantaggio sul gruppo che è là in fondo, come vediamo, quindi un vantaggio che oscilla fra i 50 secondi e il minuto. Molti sportivi sono arrivati qui sullo sterrato anche per passare dell'acqua ai corridori. Oggi la prima giornata di caldo si è fatta sentire, anche se in gara sono rimasti in tanti, però alcuni il caldo lo hanno sentito e quindi si sono dovuti arrendere. Ed ecco il gruppo che ha 55 secondi adesso, quindi un vantaggio per il fuggitivo Morea di un minuto. E davanti vediamo i ragazzi del Velo Club Empoli, poi quello della formazione di Latina dell'Ambientale, quindi le migliori formazioni si sono posizionate tutte davanti alla rincorsa del fuggitivo che ha un buon vantaggio, un vantaggio che gli potrebbe permettere di arrivare ad affrontare il tratto finale della corsa. Ma nel frattempo Giovanni Storai, il nostro regista, ci ripropone il fuggitivo a rallenti nello sterrato. Bene, e adesso torniamo in corsa e il nostro operatore ci fa vedere Federico Savino, corridore pisano, grande promessa del ciclismo toscano ma anche italiano, perché questo ragazzo è dotato di grande classe, che è uscito dal gruppo per andare alla caccia del fuggitivo del team Franco Ballerini Umberto Morea. Però vediamo dietro che l'inseguimento del gruppo è fatto sì dal team Ballerini, ma per andare a recuperare Savino, mentre adesso siamo tornati sul fuggitivo. Mancano ancora diversi chilometri al traguardo, va via bene il ragazzo della formazione pistoiese, però il gruppo in calza ha recuperato tantissimo e sta per arrivare sul fuggitivo che negli ultimi chilometri è provato, come vedete dalla pedalata, perché ha faticato molto rimanendo al comando per 12-13 chilometri da solo con una forte andatura, mentre vedete il passo del plotone è veramente forte, atleti della Forte Braccio e della Work Service nelle prime piazze. Vediamo Cavallaro della Work Service che fa questa grande trenata, eccolo in primo piano che è andato a rilevare Raccagni, compagno di squadra che ha già vinto in questa stagione, e sono gli uomini del team Ballerini Work Service e Forte Braccio a forzare i tempi. Intanto il gruppo è tornato sul fuggitivo, è stato ripreso prima dello sterrato ed ha attaccato in contropiede il compagno di squadra di Morea, Davide Bucconi. Bucconi ha preso 200 metri sul gruppo. Bravi gli uomini del team Franco Ballerini, che vogliono ricordare il grande campione toscano che vinceva sullo sterrato e alla Parigi-Roubaix, e i ragazzi che corrono in questa squadra stanno offrendo un grande spettacolo. Ma il gruppo riprende Bucconi proprio alla fine di questo e siamo all'arrivo con la volata che è lanciata. Vediamo davanti Andrea Raccagni della Work Service che è partito molto lungo. Raccagni, De Fabritis, Casini, Cipollini, Romolini,
Friggi nell'ordine, mentre ci viene riproposto lo sprint a rallenti e poi arriva il gruppo. Comunque dopo Friggi troviamo Mattia Di Felice, Federico Minori, Jacopo Militello e Gabrio Salomone, questi primi 12 dell'ordine d'arrivo, e siamo già sul podio dove vediamo Raccagni, De Fabritis, grande fisico della formazione del team Franco Ballerini, e poi il terzo classificato è Davide Casini del Velo Club Empoli, che ha fatto una grande competizione. E qui sul podio praticamente sono saliti tutti i ragazzi, i primi 10 dell'ordine d'arrivo. È arrivato anche il sindaco Mario Agnelli, che adesso va a premiare De Fabritis, secondo classificato. Guardate il fisico di questo ragazzo che puntava al successo, e adesso arriva Andrea Raccagni della Work Service, che ha vinto la 20ª edizione del trofeo Fans Club Daniele Bennati. Anche questa premiazione sarà curata sicuramente dal sindaco della cittadina della Val di Chiana. Ecco qua, vediamo invece che arriva Roberto Bassi, presidente del Circolo Arci di Brolio, ma è il sindaco che premia il vincitore. E adesso ci prepariamo per le interviste finali con il vincitore Andrea Raccagni e gli altri ragazzi. Allora, ha dovuto attendere, però ha aspettato il sindaco Mario Agnelli. Siamo tornati nel comune di Castiglione Sorrentino e anche oggi, dobbiamo dire, abbiamo avuto un grande festival. Sì, un'attesa assolutamente che valeva la pena, perché in questo momento anche riconoscere il risultato sportivo di questi ragazzi che sono sul podio era un atto dovuto da parte mia, da parte dell'amministrazione comunale, da parte degli organizzatori. Poi, oltre ai ragazzi sul podio, io vorrei ringraziare chi ha organizzato questa gara, chi l'ha seguita, anche perché di fatto io lo considero un vero e proprio spot anche turistico per il territorio, perché il circuito di oggi, disegnato, voluto in un certo modo, è anche uno spaccato di questa bellissima Val di Chiana, che se non ha strade immacolate, perfette, come richiederebbe il mondo del ciclismo, ha probabilmente in sé dei particolari sul paesaggio e sulle caratteristiche di questo territorio che sono una cartolina. Poterle far conoscere anche al mondo del ciclismo è un altro sistema, diciamo, valido di promozione turistica del nostro territorio comunale. Dopo Luni, un altro successo importante per Andrea, che ha corso oggi alla grande qui a Brolio. Una vittoria in un territorio importante con un finale importante. Sì, la gara, diciamo, non era difficilissima dal punto di vista altimetrico, anche se il finale era veramente difficile da interpretare, perché appunto c'era questo arrivo in leggera discesa con uno strappo sferrato prima, però la squadra si è comportata benissimo, sebbene non fossimo al completo perché eravamo solo in 5, ma siamo andati forte e ce la siamo gestita molto bene. Vincere una gara con tante partenti è qualcosa di importante. Sì, sicuramente. Già nelle scorse corse sono riuscito, mi sentivo bene, e se non ho vinto io sono riuscito a contribuire a far vincere qualche mio compagno, quindi come ho già detto la squadra sta lavorando molto bene e siamo preparati anche a corse con tanti partenti. Grazie, bravo De Fabritis della Franco Ballerini, ha fatto una grande corsa, però in volata è mancato qualcosina, poco ma è mancato. O potevi vincere? Sì, è mancato un po' in finale la squadra, però è andato bene e la squadra è lavorata bene nei giri bassi, si è lavorato bene, si è lavorato via fuori delle fughe, molto bene. A livello fisico ci siamo,
per fare questa? Cosa c'è scritto sulla maglia? Sì, l'allenatore sempre lì che mi spinge, dice che andrà a far bene le classiche del nord. Sei già pronto per il Belgio? Si spera, sì. Complimenti, bravo. Casini del Velo Club Empoli, oggi ha fatto un piazzamento importante in una gara con tanti corridori importanti su un tracciato impegnativo. Sì, la volata l'ho presa un po' troppo, sono partito un po' troppo tardi, sennò c'è la vittoria. Una ragazza ci manca a una gareggiata. Comunque sei stato sveglio oggi, eh? Sì, sì, ringrazio tutta la squadra. E avanti così. Sì. E ancora la provincia di Arezzo in prima linea con il ciclismo, anche se si disputa oggi a Marcialla il grande trofeo Matteotti per Elite Under 23. Però Arezzo oggi è in scena con una gara d'esordienti, si corre la 39esima edizione della Nastro d'Oro per esordienti e poi nel pomeriggio grande gara a Brolio. Per Juniores Nazionale. La corsa è organizzata dall'Unione Ciclistica Aretina, il patron della manifestazione è Pierluigi Padrini, ma poi va ricordato Paolo Abetoni insieme a tutta l'Unione Ciclistica Aretina che ancora una volta riesce ad organizzare competizioni di alto livello per il settore giovanile. Mentre seguiamo le operazioni di partenza qui alla cassa di San Marco La Sella, vado con il consiglio direttivo della società, a cominciare da Pierluigi Padrini, da Carlo Mariani, Giovanni Raspanti, Franco Lucioli, Claudio Scattino, Pasquale Borghini, Gianfranco Ferri, Eugenio Conte Mori e Paolo Nocentini. I collaboratori sono Alessandro Caneschi, Stefano Vannini, Liliano Casanova che è il presidente dell'Unione Ciclistica Aretina, Simone Franci, Paolo Abetoni e Roberto Severi, l'organizzatore del Giro del Casentino. Siamo pronti per la partenza, si corre sul classico circuito. In gara ci sono gli esordienti del primo e secondo anno, si corre sulla distanza di 40 chilometri, quindi ci saranno gli arrivi separati, il percorso è tutto pianeggiante intorno praticamente alla città di Arezzo, il percorso da Via Romana dove ha la sede il CAS della Polisportiva San Marco La Serra, poi va verso la Massa, quindi si arriverà sulla comunale di Agazzi, poi con l'incrocio Chiarini, Viale Dante, incrocio con il Viale Dante e si torna al primo passaggio. Il giro misura praticamente 6 km e 500 metri e i ragazzi lo dovranno percorrere per 6 volte. Il Nastro d'Oro è una competizione, come detto in precedenza, che onora la città di Arezzo perché si è corsa tante volte per Elite Under 23. Intanto si conclude la seconda tornata con il gruppo compatto. La velocità, dobbiamo dire, è stata buona fino a questo momento. Un ringraziamento da parte di Pierluigi Padrini a tutti coloro che hanno voluto aiutare la manifestazione, una manifestazione sentita, come vi dicevo, nella città di Arezzo, anche se è a livello giovanile. Intanto vediamo Tommaso Vanini dell'Olimpia Valdarnese che accelera nel gruppo per portare via il primo tentativo di giornata. Vediamo ancora corridori in ritardo e qui ci sono quattro signore che assistono attentamente alla competizione e adesso c'è un attacco molto importante portato dal corridore della Mobilieri Ponzacco Leonardo Anichini che ha preso 20 secondi di vantaggio sul gruppo. Siamo nel corso del terzo giro e la gara grazie a questo portacolori forte si accelera, quindi sarà molto interessante seguire l'azione di Anichini. Adesso avete visto, prima del via abbiamo presentato la squadra
della Mobiliare in Ponzacco, perché appunto ci spiegavano i dirigenti che oggi cercheranno di far molto bene in questa gara, che appunto è sentita nelle corse di esordienti. E Anichini, come vedete, viene segnalato sempre con 20 secondi. Bella l'azione di questo atleta, che vedete già ben dotato fisicamente, è al secondo anno di attività nella categoria il corridore pisano. La Mobiliari Ponzacco è una delle società più vecchie della nostra regione, ha già superato i 100 anni e in ogni stagione va sempre in scena con una competizione di alto livello per elite under 23, la Coppa del Mobilio, coppa unica in Italia, dove si corre a livello linea e poi a cronometro individuale. Intanto c'è questo allungo portato da Davide Giganti dell'albergo Oliveto, formazione primaria della provincia di Arezzo, quando si parla di settore giovanile. E questo ragazzo fa un bellissimo allungo, guadagnando 200 metri sul gruppo. Siamo tornati sul battistrada Anichini, che è già in via Romana. Azione bella della portacolori della Mobiliari di Ponzacco, e praticamente siamo a due tornate dalla fine. Ma vediamo Mattia Chinellato del team logistica ambientale di Latina, formazione che spesso e volentieri viene in Toscana a correre e riesce in tante occasioni anche a vincere. Ha recuperato il corridore dell'albergo Oliveto, Davide Giganti. Adesso siamo nel gruppo con Nicolò Cianti del Veloclub Empoli, che fa questo allungo davvero poderoso per andare a recuperare i due corridori che sono all'inseguimento di Anichini. Non sarà facile, ed eccoci qua sui fuggitivi. Vediamo che Anichini però è stato raggiunto da Giganti e poi da Mattia Chinellato. È stata molto bella l'azione del corridore della Mobiliari, però i due inseguitori, come avete visto, hanno imbastito davvero un inseguimento violento ed hanno recuperato il corridore pisano. Si va verso l'ultimo passaggio con il terzetto, che ormai a nostro giudizio è imprendibile. Anichini è stato molto bravo. I due però all'inseguimento, soprattutto Giganti, che è partito molto forte, come avete visto dal gruppo, ha capito che ci si doveva muovere, lo ha fatto in modo determinato, e su di lui è arrivato Mattia Chinellato, che è stato molto sveglio ed è andato a recuperare, e sono andati, scusate, a recuperare il fuggitivo. Siamo tornati sul gruppo che non demorde. In prima posizione vediamo Filippo Postpischel del pedale senese, che fa un bello strappo, ma non c'è granché accordo. Nel gruppo si controllano e purtroppo i fuggitivi hanno via libera. Provano ancora ad allungare alcuni corridori. In prima posizione il corridore della Fosco Bessi di Calenzano, Nicolo Nieri, che forza i tempi. Su di lui si sono portati altri ragazzi e l'andatura si sveltisce sia fra gli inseguitori che sui battistrada, che hanno capito a questo punto devono dare il tutto per tutto per raggiungere il traguardo. E Mattia Chinellato fa questa bella trenata a cui risponde Davide Giganti dell'albergo Oliveto. E poi anche, è chiaro, Anichini, che è stato l'artefice numero uno. Si va verso l'arrivo
vedete tutte e tre spingono il massimo rapporto con grande determinazione, perché il gruppo insiste nell'inseguimento ad alta velocità, però come potete seguire voi stessi dalle immagini, i tre ragazzi che sono davanti alla corsa stanno facendo il proprio lavoro in modo determinato e convinto. Ancora una volta le società più importanti del settore giovanile si sono fatte notare oggi in questa 39esima edizione del Nastro d'Oro, messo in scena dagli amici della CAS della Polisportiva San Marco, capeggiata da Pierluigi Padrini, l'artefice della nascita della gara del Nastro d'Oro, che come vi ho detto negli anni ha offerto grandi spettacoli ad Arezzo, prima con gli Elite Under 23 e poi con il settore giovanile. A questo punto la nostra moto sta andando via dai fuggitivi e abbiamo la telecamera fissa all'arrivo. Mattia Chinellato lancia lo sprint dai 200 metri, fa una gran volata il corridore laziale e supera Anichini e Giganti, anche loro autori di una bella prestazione. E siamo alla volata del gruppo che ha recuperato nella parte finale, ma nulla ha potuto fare. Brian Paris vince la volata del gruppo sui compagni di squadra Francesco Arduini e Lorenzo Ferrari, tutte e tre della Coratti, formazione del Lazio, ed è stata una bella vittoria per i ragazzi del primo anno della formazione laziale. Avete visto in primo piano il vincitore assoluto Mattia Chinellato, e adesso tutte le coppe che verranno assegnate ai corridori primi 10 classificati dell'ordine d'arrivo. Mattia Chinellato, dopo ottimi piazzamenti, ha fatto 2/3 già la vittoria in Toscana, in una terra che conta. Sì, oggi volevo provare a vincere, abbiamo fatto la fuga, siamo riusciti a dare cambi regolari e alla fine siamo arrivati e sono riuscito a vincere. Hai fatto una bella volata. Sì, è stata una volata lunga. Leonardo Anichini ha promosso il tentativo, corre per la Mobiliare di Ponsacco, una storica società toscana, hai fatto una grande corsa, però Chinellato ha fatto una volata straordinaria. Sì, avevo provato il secondo giro a partire, ma ho aiutato il mio compagno Mirielli, lo ringrazio, e ho provato e ho preso 25 secondi quasi subito, poi ho proseguito un giro da me, poi ho visto che c'erano due dietro e ho appena diminuito l'andatura, che fa invece di cappare, e poi siamo andati d'accordo fino all'arrivo e ho provato a fare la volata e un secondo. Un po' dispiaciuto ti vedo, perché hai fatto una bella corsa, credevi nella vittoria a questo punto? Sì, si va per quello che vinci, un po' di rammarico c'è, però si farà la prossima corsa. Dopo la bella vittoria di Livorno, Davide Giganti corre in casa, corre bene, terzo in tre in volata. Potevi far meglio, però le cose sono andate così. Sì, potevo far meglio, ho sbagliato un po' a uscire prima dalla curva, però abbiamo sicuramente fatto una buona fuga. Comunque eri con dei ragazzi interessanti, perché nelle gare dei sordienti arrivare con il vantaggio davanti al gruppo non è facile, siete stati molto bravi ad impostare la competizione. Sì, abbiamo collaborato sempre fino agli ultimi 2 chilometri dove non c'era molta collaborazione, però è una bella. La vostra formazione si fa sempre vedere? Sì, stiamo sempre comunque lì. Anche la 39esima edizione va in archivio. Dobbiamo dire con una corsa bella, perché negli esordienti, come ho detto, con Giganti dell'Albergo Oliveto, arrivare davanti al gruppo non è facile. Invece oggi è stata una corsa interessante, sì. Dal secondo giro in poi. Sì, c'è stata un allungo prepotente, diciamo, di Anichini della Mobiliari. Sì, della Mobiliari, e poi è stato raggiunto da altri due concorrenti. Praticamente gli ultimi 2 giri hanno fatto corsa a sé, insomma,
io al di là del valore tecnico della corsa eccetera, siamo soddisfatti perché sembra di rivivere i tempi di una volta. L'ultimo nastro d'oro è stato fatto nel 2019, purtroppo il 20 e il 21 è saltato per via del Covid e ora siamo tutti contenti e soddisfatti, anche se magari qualcosa è da migliorare ancora nell'organizzazione, però siamo contenti del risultato. Quando ci sono gli eventi a Arezzo, Lucia De Roberto, che è assessore regionale all'ambiente, non manca mai, sorridente, perché arrivare a trovare questi ragazzi c'è tanta gioia e soddisfazione. Intanto perché sorrido, perché mi ha fatto diventare assessore così in un attimo, quindi sono consigliere regionale, presiedo la commissione ambiente. La commissione, sì, sì, no, no, ma va bene, era per dire che sono qua perché lo sport di base credo è quello sul quale dobbiamo investire, in impianti, in formazione, in promozione, se i ragazzi fanno sport non si distraggono con altro, quindi credo che dobbiamo fare così. Il ciclismo è nel sangue, nel DNA di questa provincia, ha dato tanti campioni, poi abbiamo adesso il commissario tecnico nazionale, quindi dobbiamo fargli onore con la nostra presenza e con la testimonianza di una regione sempre più vicina a questi ragazzi.